Buonasera a tutti, come promesso oggi, questa sera faremo una pastolata della frutta, ne faremo una quantità piuttosto abbondante, poi la poter congelare e farvi vedere come congelarla. Abbiamo qua già sbucciato tutte la frutta che utilizzeremo, in pratica abbiamo preso 2 banane, 5 kiwi e 2 mele diciamo grosse e poi abbiamo formato questa macedonia alla quale abbiamo aggiunto, se vedete le mele non sono fatte mele, le mele che vedete sono le banane, ma è totalmente naturale perché sono mature. Abbiamo aggiunto il succo di 2 limoni e di 50 grammi di zenzero fatti con l'estrattore. Adesso prenderemo, ecco, dovete pesare, mi raccomando, prenderemo ogni volta, poi in base al frullatore che avete, 100 grammi di frutta, che sono più o meno questa. Io ve ne faccio vedere prima una piccola quantità, quindi prendiamo 100 grammi di frutta e ogni 100 grammi di frutta ne metteremo 400 grammi di pastoncino. Quindi diciamo la dose è 1 a 4. Dovete essere precisi nel pesare perché, ripeto, le mie ricette sono già tutte state bilanciate e preparate prima in base agli ingredienti freschi. Quindi andiamo a chiudere, le mettiamo in un frullatore, andiamo a chiudere e andiamo a frullare a intermittenza. Passeranno pochi colpi, poi in base al frullatore che avete ovviamente, e credo che già dopo pochi colpi in questo caso otteniamo già questa pastonata. Quindi continuiamo, poi alla fine la vedremo tutta. Metteremo il doppio della noce, quindi metteremo 200 grammi di frutta con tutto il succo che c'è dentro. In questo caso quindi 800 grammi di pastoncino secco. Andiamo sempre a frullare con lo stesso procedimento. Se avete un frullatore più piccolo utilizzerete meno frutta e meno pastoncino per volta ovviamente. Procediamo quindi fino alla fine. Ad esempio 200 grammi di frutta e 800 di pastoncino secco. Pastoncino secco che nel nostro caso è integrato con il mio pieno. E con dei probiotici. Thank you.
Quindi adesso manca l'ultima parte di frutta, mentre la mettiamo con tutto il liquido. Quindi abbiamo 150 grammi in questo caso di frutta e metteremo 300 grammi di pastoncino fresco, che è l'ultimo che utilizzeremo. Adesso andiamo a fare una mescolata con le mani, sempre muniti di guanti, mi raccomando. Ecco, vedete che ne è venuta tante, la divideremo anche nel nostro contenitore. La integreremo con il germizio questa sera di vello parmigiano che utilizzo almeno una volta a settimana. Quindi adesso ne peseremo, ne taglieremo una parte, ecco, da questa, per esempio pesandola. Abbiamo tolto 2 kg e in questi 2 kg aggiungeremo 400 g di germizio. Andiamo a mescolare bene il germizio e le pastonate della frutta. Quindi è inutile che io vi dico le proprietà di quello che abbiamo messo in questa pastonata, perché alla fine viene un pastoncino morbido alla frutta, con la frutta fresca e con tutte le proprietà che può avere la banana, la mela, il kiwi, lo zenzero e ovviamente il limone. Lavorate bene fin quando tutti gli ingredienti non sono amalgamati, perché questo è il risultato finale, poi l'altra parte la lavoreremo dopo, altrimenti perderemo troppo tempo. Ecco, questo è il risultato finale della pastonata, che praticamente è una pastonata, un pastoncino morbido della frutta con l'aggiunta appunto del germizio. Adesso per andare a conservarla abbiamo preparato, ecco, delle semplici bustine del frigorifero della Cookie. Se siete da soli basterà che prenderete un boccale, metterete la bustina e poi con l'aiuto di una sassola andrete a riempire la bustina. In base poi agli uccelli che avete e alle dosi che dovete fare ve la peserete, insomma, in base alle vostre esigenze. Quindi una volta, ecco, che avete creato queste bustine, le metterete sigillate nel congelatore e questa pastonata può restare anche 2 mesi, non subirà assolutamente nessun tipo di alterazione, potete stare tranquilli. In più la potete, una volta scongelata, integrare anche ulteriormente con un po' di couscous e peraltro pastoncino secco.
Volevo ricordarvi anche, e poi chiudiamo questo video, che è pronta finalmente la nostra liquirizia. Per tutti gli amici che la volessero assaggiare, potete scrivermi in privato e ve la spediremo. Lunedì abbiamo un appuntamento con una nota azienda calabrese, vedremo come andrà a finire. Intanto già siete stati invitati, per noi non lo voglio. Intanto vi ringraziamo a tutti, buona serata, da Domenico, Carlo e Maria Francesca.